Prima giornata al Global di Roma, siamo con Emanuele Gaudiano, chiediamo subito com'è andato il primo giorno. Non ho ancora saltato la gara grossa, ho saltato solo la gara 1,45 m con Caspar, però una gara di esercizio perché lui salterà il Gran Premio domani. Caspar ci porta naturalmente a parlare di Rio. Com'è stata prima di tutto la tua esperienza di queste Olimpiadi? Arrivare a Rio siamo arrivati molto motivati, poi non è andata come lo aspettavamo. Diciamo che lui di solito copre tantissimo le gabbie, quindi è una cosa nuova, non me lo sarei mai aspettato che non avrebbe coperto quella gabbia finale. Forse si è spaventato nella riviera, riviera è stato... Secondo me non è collegato alla riviera, diciamo il cavallo è andato molto in alto sull'oxer, l'ingresso della gabbia non ha proprio coperto la gabbia, sia la prima che la seconda volta. Che bagaglio ci portiamo via da questa esperienza olimpica? Beh, chiaramente partecipare a un'Olimpiade vuol dire aver fatto tanto prima, non solo un concorso all'Olimpiade. Io mi sono qualificato, ho qualificato l'Italia dopo hanno mandato me. Abbiamo saltato 18 mesi, abbiamo preso punti. Quindi la qualifica, solo pochi cavalieri europei potevano avere accesso da individuale, è stata dura, ce l'abbiamo fatta, poi non è andata bene. È stata dura, però stupendo, un'esperienza bellissima. All'inizio si pensava che Caspar potesse essere in vendita. No. No? Cioè adesso... Admara è stato venduto quest'anno, all'inizio di quest'anno, è comunque un cavallo per saltare le gare grosse, ne ho bisogno e lui attualmente è il mio cavallo di punta. Speriamo che continui a vincere gare importanti. Global, dall'inizio sempre in alto, ti piace questa gara? Beh, chiaramente è un circuito molto impegnativo. Ci sono cavalieri importantissimi, saltiamo in tutte le nazioni, dappertutto, in tutto il mondo. Oggi siamo qui a Roma, domani è un giorno importante, speriamo di far bene in Gran Premio anche per collezionare punti per la classifica finale. Qual è il campo che ti piace di più in questo circuito Global? Ce ne sono diversi, diciamo che quasi tutti i posti scelti da Jan Top sono posti selezionati e meravigliosi. Anche qui a Roma è un posto fantastico, i cavalli saltano bene, ci torno volentieri. Prossimo appuntamento Vienna? Vienna, sì. E poi tutto quello che segue per chiudere bene questa classifica del Global. Gli stessi cavalli salteranno a Vienna la settimana prossima e dopo ci sarà Doha la finale. Grazie e complimenti. Grazie.